Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, come state? Bentornati in un nuovo video. Oggi video creativissimo, come avrete visto dal titolo del video, perché andremo a creare una cosa stupenda, cioè spero che sia una cosa stupenda. Nella mia testa è stupendissima, ma poi vedremo, eh. Mi trovate in una posizione diversa dove di solito registro, ma perché qui sotto di me ho il tavolino. Sì, che quando vedrete le riprese vedrete che c'è il buco, perché è quello che ho rotto in una delle primissime challenge che ho fatto. E l'ho tenuto perché ho detto, almeno se faccio altre challenge strane, se lo rompo non mi cambia niente. E quindi se vedrete il buco sul tavolo non fateci caso. Ora, prima di farvi vedere tutto quello che ho qui sul tavolo, io vi voglio invitare a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti e a cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Allora, qui sotto di me ho tre cosine che vi faccio subito vedere. Mamma mia, che capelli che ho! Oggi fa un caldo allucinante, cioè mi ero piastrato pure i capelli, ma fa troppo caldo. Ho l'aria condizionata accesa, ma con le luci c'è da morire, quindi non fateci caso. Allora, vi mostro quello che ho qui. In realtà manca ancora una cosa, perché manca una canotta, ma vabbè. Allora, calcolate che io vi abbia fatto vedere una canotta nera, che dopo vado a prendere. Ho qui la scatola di Tiger che vi avevo mostrato in precedenza. Adesso è ancora messa vuota, ma vi faccio vedere. Vediamo se riesco a farvelo vedere senza che ribalto tutto. Qui dentro ho tutti i diamantini neri con i termoadesivi. Poi ho utilizzato la scatola che avevo trovato in una busta sorpresa di Tiger, che vabbè, come vedete ci sono dentro le come si chiamano, le cose adesive, che in realtà ci ho fatto con l'arcobaleno e con l'unicorno, ci ho decorato una mascherina. Penso di non avervela fatta vedere qui sul canale, ma l'ho messa su Facebook e su Instagram, quindi andate a seguirmi, che sotto ci sono i link per seguirmi, così vedete anche delle news che qua non sapete. E guardate cosa ho qua, adesso lo tolgo dalla confezione che così vedrete meglio. Ta-da! Questo geggino lo stavo aspettando da un secolo, l'ho comprato su AliExpress, l'ho dato tipo, mi pare 3 euro, una cosa del genere. E questo, attaccato alla corrente, va a riscaldarsi emettendo una di queste punte, non so se le vedrete mai con questo riflesso. Si scalda e possiamo andare ad attaccare gli Swarovski termoadesivi alle magliette. E quindi oggi ho deciso appunto di fare una maglietta fighissima. Avevo già un'idea, anzi ne ho due. Una la farò oggi e un'altra la farò prossimamente. Adesso vedrò se farla in video o se farla soltanto per magari mettere le foto su Instagram e Facebook. Ma l'idea di oggi è quella di andare a ricreare sulla canotta Topolino, e sapete che io sono amante della Disney, quindi ho deciso di ricreare Topolino totalmente pieno di Swarovski. Quindi ho stampato questa foto che adesso andrò a ritagliare, poi con l'aiuto di una matita bianca andrò a fare bene tutto il contorno sulla maglietta e poi inizieremo ad applicare strass come se non ci fosse un domani. Quindi l'intro è già lunghissima. Io direi che ora vi metto in postazione in modo che possiate vedere tutto il lavoro, che verrà velocizzato all'inverosimile perché non ho idea di quanto ci metterò a fare tutto questo. Io ho comprato 5.000 diamantini, vedremo se mi basteranno, penso e spero di sì, e ci rivedremo a canotta completata. Thank you.
Sì, rieccomi. Dopo tanti, tanti, tanti giorni ce l'ho fatta. Anzi, più che giorni, direi giorni e nottate intere attaccata a questa canotta. Come vedete, in effetti i giorni sono passati. Rispetto all'intro del video, ho pure un look nuovo, mi sono tagliato i capelli. Quindi mi vedete tutto diverso, vestito diverso, sempre con una canotta ma diversa. Non ho più i capelli azzurri sui laterali perché li ho rasati e boh, non so ancora se rifarli azzurri oppure tenerli scuri i laterali, non lo so. Questo aggeggino che mi ha fatto tanta compagnia nelle lunghe giornate, nelle lunghe nottate. Credetemi, non ce la facevo più, avevo gli occhi che mi si incrociavano. Le mie luci non ne possono più di stare accese, la mia videocamera tantomeno. Spero e credo di essere riuscito a fare tutto un velocizzatore riguardo il lavoro che ho fatto. Ho cercato di filmare il più possibile, ma veramente ogni tanto staccavo perché sennò si fondeva la videocamera. La canotta è qui con me. Allora, spero che riusciate a vederlo perché glitter neri su una canotta nera, magari in videocamera non si vede benissimo. Io sono stra iper mega soddisfatto e mi esalta un sacco questa canotta. Siete pronti? Vi faccio sbirciare, già vedete qualcosa che sbarluccica, ma andiamo. Ora ve la faccio vedere da lontano. Se non si vede niente, ve la avvicino. E alziamo il lavoro fatto. Da-da! Penso che non si veda nulla, quindi avvicino, guardate un po'. È Mickey Mouse! Non so se state vedendo qualcosa, spero di sì. No, vabbè, mi piace troppo, ragazzi, cioè, no, guardate, è meraviglioso. Sbarluccica un casino e niente. Oh, sono esaltatissimo di questo lavoro che ho fatto. Ora anche questa povera canotta finisce in lavatrice perché non ne può più di girare per giorni e giorni da un posto all'altro. Allora, è stato estenuante, è stato lunghissimo, ma è stata una soddisfazione allucinante. Oltretutto ho avanzato ancora una marea di glitter neri, non li ribalto troppo perché se questi cadono per terra non li raccoglierò mai più. È stato lunghissimo perché appunto avendo tantissime misure, anche quelli super micro che ho voluto mettere, mamma mia, sembrava non finire più questo lavoro. Però secondo me è uscita una figata. Spero che vi piaccia anche a voi, anzi fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate di questa canotta che continuo a guardare e ora che è finita, a parte che non mi sembra vero, ma poi niente, cioè mi piace un casino. E infatti ho già pensato di fare un'altra maglia, questa volta non più una canotta ma una maglietta a maniche corte. L'ho già comprata su H&M, è già arrivata anche stamattina e la farò a tema Toy Story. Sicuramente non farò un altro video del genere perché, vabbè, ne porto uno, non ne porto mille. Quando poi mi deciderò a farla e quando poi soprattutto la finirò, perché sono ancora indeciso su due disegni da fare. Comunque poi ve la farò vedere o in un video, in un vlog, non lo so. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto spero che questo video non sia diventato eterno. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo lavoro vi è piaciuto, se avete mai provato a farlo anche a voi, se vi ispira. Tanto io leggo tutti e rispondo a tutti. Io vi ricordo ancora una volta, se questo video vi fosse piaciuto, di lasciare tanti 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 like, di iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti e di cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!